tutta questa musica, no? Accende mille considerazioni, mille spunti. Per esempio, mi sembra che ci sia un passaggio, sempre per arrivare a capire come sei arrivato, no? A comporre quest'album che secondo me è un po' la sintesi di tutto. Abbiamo parlato di Sanremo, abbiamo parlato degli Hell Driver, però dopo Sanremo io so che c'è stato poi un altro momento della tua crescita, un altro periodo. Ecco, sentiamo. Sì, diciamo che c'è stato un altro gruppo importante, per certi aspetti forse anche più importante rispetto al primo. Forse col primo sono riuscito a fare delle esperienze più significative sotto il punto di vista musicale, però con il secondo gruppo che ho avuto, che si chiamavano i Fonema, sempre con Nicola Di Giorgio, anche però c'era Moreno di Traglia e Davide Miele, con loro è stato un altro tipo di situazione. A mio avviso, per certi aspetti, molto più bella e molto più interessante, perché comunque eravamo magari un po' più grandi, e quindi anche, diciamo, le canzoni che scrivevo, che scrivavamo insieme, perché lì veramente c'era anche collaborazione da parte degli altri. Diciamo che secondo me, insomma, era un gruppo più maturo. Poi, però, è chiaro che per registrare l'album, insomma, ci è voluto molto tempo, cioè abbiamo messo 6 mesi, anche perché io mi sono avvalso ovviamente della collaborazione di musicisti molto bravi, che insomma, che saluto. E quindi, nonostante insomma, i brani sono miei, però in realtà c'è stato il lavoro, per esempio, di Peter Cornacchia, che ha fatto, diciamo, ha avuto un po' la veste di produttore, cioè di arrangiatore dei brani. Poi c'è stato Ivo Di Traglia che ha partecipato, Marco Lucci e via discorrendo, insomma. Cioè, quando siamo andati nello studio di registrazione non sapevamo nemmeno noi a che Forse cosa andavamo incontro, quindi è stata una felice scoperta, diciamo. anche così, no? Che diventa ancora più emozionante, qualcosa che giorno per giorno cresce nelle Sì, anche mani. perché non sai dove stai andando a finire, quindi è molto stimolante, sicuramente. Che poi il percorso di limbo, perché tu parti da un punto e via via vai evolvendo. Ecco, ovviamente, come si dice, ho fatto i compiti a casa, quindi mi sono, oltre che documentato, sono andato a spigolare e c'era una cosa interessante che circolava su internet, sul backstage, no? Sì. Della gestazione appunto di questo album. E tu parli del fatto che è come entrare in un tunnel buio che percorri per poi arrivare alla fine, ecco, in qualche modo a vedere la luce. E i dubbi li vai affrontando e sciogliendo una alla volta. È giusta un po' questa interpretazione? Sì, diciamo che la canzone che rappresenta molto bene questo concetto che voglio esprimere è la quarta traccia dell'album, quella alla quale poi io sono molto legato, che si chiama per l'appunto Tu lascia piovere. E il significato vuole essere proprio questo, cioè il senso di la vita purtroppo è fatta di momenti brutti. Ognuno di Ahimè. noi li vive, però diciamo che l'intelligenza dove deve stare? Deve stare nel sapere accettare e saper trarre qualcosa di positivo, cioè per la serie non tutto il male viene per nuocere. Quindi il senso è cercare di resistere, di lasciare le cose andare via, lasciare le cose scorrere, perché prima o poi dovrà smettere di E piovere, scivoleranno insomma, addosso, no? e uscire un pochettino di più il sole nelle nostre vite. Hai ragione. Ci affannavamo tanto a trovare delle risposte, e tanti perché, ma quelle risposte erano già dentro di noi, dentro di me. Dovevamo solo portarle alla luce. Avevamo tanti dolori ancorati nell'anima, e invece era il momento di sciogliere quei nodi e di arrivare finalmente ad una pace interiore. Accendere il fuoco, bruciare la negatività, tornare a scorrere, tornare a vivere. Tu non hai più bisogno di me ormai. Suona. Vola sulle note della tua musica. La vita è là, dietro l'angolo, che aspetta solo di essere stretta tra le mani, come se stringessi una chitarra. La risposta in te, senza mai
dover chiedere perché. Tu sarai fuoco e cenere, acqua che si purifica da sé. Tornerai così a vivere, perché sai che sei forte e giovane. Tu sarai quella luce che non potrai spegnere. Non dovrai raccontare mai cosa sei, quali voli inseguirai. Tu sarai la tua verità, quell'idea di una strana ingenuità. Tornerai così a vivere, perché sai che sei forte e giovane. Tu sarai quella luce che lascia piovere, saprai sorridere e raccontare a me i sogni tuoi, la tua realtà che piano scivola, lasciando dietro sé solo la polvere. Negli occhi tuoi io vedo già la vita che verrà. Exodus Pub vi dà appuntamento alla prossima puntata di Lingo. Non mancate e condividete rock italiano all'ennesima potenza.